Vengino! 100 milioni, Teo Hernandez, volete Teo Hernandez? 100 milioni, Umberto Nali, 80, volete un Krunic? Non lo volete, certo che non lo vogliamo, fa cagare Krunic, un bel salamaker, tienitelo salamaker, ci sarebbe un Leao, 120, un Magnan, 90, stiamo diventando un discount, con i giocatori con la targhettina. La targhettina, 100 milioni, 80 milioni, 120, questo sta diventando. Qua invece dello stemma del Milan ci metteranno lo stemma della MD, perché sono diventati tutti cedibili. Questo è diventato il Milan. Sono troppo incazzato, sono inferocito, raga. E ci vediamo 9 e un quarto sul mio canale YouTube stasera in live. Numerosi, cercheremo di provare a capire perché ci stanno facendo diventare un discount. Ed è questa la mia rabbia, perché quando c'è questa sensazione, poi il senso di appartenenza, i giocatori non ce l'avranno mai l'amore per la maglia, ma se sono cedibili. Che amore ho per la maglia? Nessuno. La bandiera, non esiste la bandiera. Lotto per chi? Per una squadra che poi l'anno prossimo, se mi va bene, mi venderà al Manchester City. Quindi lotto per me stesso, per i miei interessi, non lotto più per il Milan. Che futuro hai? L'osso duro, lo zoccolo duro della squadra. Non esiste più neanche questo. Perché tanto siete tutti sul mercato. Basta arrivare con l'offerta indecente. Perché Milan non saprà dire di no. È cedibile. Se arriva a 100 milioni per Teo Hernandez, ricordatevi questo video. 100. Il Milan lo vende già quest'anno. È uno schifo, questo modo di fare calcio è uno schifo. E io non ci sto, perché io non sono vendibile. E dico le cose come stanno. E non sto lì, fake news, no, a dire cagate, a stargli dietro a questa gente qui, a Cardinale, a Redbird. Certo che continuerò a tifare il Milan, perché il Milan lo tifi comunque. E lo sostieni durante le partite, anche se ti fanno una squadra che comprano solo Tina Cipollari. Io tifo il Milan lo stesso, ma a fine partita contesto Cardinale, contesto Red Bull e non lo voglio in tutti i miei video. Cardi maiale, te ne devi andare, un discount. Non siamo più l'AC Milan, siamo l'AC MD. Grazie a te. E piano piano qualcuno lo sta capendo, quelli che ancora avevano fiducia in te. Poi ci sono quelli con le fette di salame sugli occhi, che non lo so, che vabbè, lasciamo, sono personaggi, lasciamo perdere, dai. Cardi maiale del cazzo, il senso di appartenenza. Un giocatore deve indossare la maglia del Milan e dire: oh cazzo, gioco nel Milan, voglio restare nel Milan. No, un giocatore del Milan indossa la maglia e c'ha già su scritto vendesi. Questo è diventato il Milan. E lo accettiamo, nessuno che dice niente. Vergogna. Io non accetto questa cosa, non accetterò mai questo modo di fare calcio. Ora voglio vedere come verranno investiti questi soldi e i soldi che sono entrati dalla Champions. Perché la questione è che questi usano i soldi di Tonali per fare mercato, i soldi della Champions, nelle tasche se le mettono. Tonali, Masala Maker, Messias, Krunic, Gabbia, questa gente qui, quando li vendete? Mai, ve lo dico io, vi rimangono sulla gobba gli Anterevic del cazzo. Vi rimangono, ci rimangono i bidoni. E poi le squadre di bambini non vincono mai. Frattesi,
Guler, sono buoni, ma ci vuole un po' di esperienza in campo. E tu Pioli, a te sta bene tutto, ti sta bene tutto, perché a te ti interessa solo il bonifico a fine mese. Sono una furia, raga, un discount. In tutte le mie storie su Instagram oggi la sto dicendo questa cosa. Un discount del cazzo stanno facendo diventare il Milan. Ma come si sentirà Magic Mike, Leao, Hernandez dopo questa situazione? Io se fossi loro chiamo il procuratore e gli dico: non voglio restare un secondo in questo Milan, cercatemi le offerte, perché non siamo più credibili. Raga, mettetevi nei loro panni. Vorrei andare via domani se fossi in Teo. Vado dalla società e gli dico: accettate l'offerta del Manchester, perché avete mandato via il capitano Maldini, avete mandato via Tonali, l'anima del Milan, quello che ci teneva di più di tutti a queste cose. Quindi me ne voglio andare, perché che futuro abbiamo? Abbiamo il futuro che ogni anno ti ciulano un giocatore forte. Però 80 milioni sono tanti per Tonali. Ci fai la campagna acquisti. Ogni anno sarà così. Preparatevi un anno, dici: che forte questo giocatore. Poi te lo vendono. Non fai tempo a dire che è forte, che non te lo trovi più in squadra. Dove cazzo è? E ti arriverà un altro bambino che tu dovrai dire: speriamo che diventa forte. Io sono curioso, raga, sono davvero curioso di vedere chi cazzo prendono con questi, se rinforzano la squadra o se rimaniamo con giocatori che ti dirai: boh, ci andremo in Champions quest'anno. E poi devo essere fiducioso, ma anche la società mi deve dare fiducia, mi deve far capire che le intenzioni sono serie. A parole ce l'hanno dette, bravi, a parole hanno detto: diventeremo più forti. Poi peccato che coi fatti hanno venduto Tonali e hanno messo questa sensazione addosso ai giocatori di cedibilità. Voi, Magnante, Hernandez, Leao, per il Milan non valete un cazzo, non siete un cazzo di nessuno, siete solo merci di scambio per denaro. Andate a far culo, cardinale di merda. Iscrivetevi al canale, pollice in su, al benzinero.